Filippo Segato, segretario AP Padova, parliamo dell'apertura dei locali del centro storico, si vorrebbe chiedere di prolungarla per una maggiore sicurezza. Assolutamente, è una scelta condivisibile, una scelta di buon senso. Tenere le luci accese nelle piazze, nelle vie del centro sicuramente aumenta quello che è la sensazione di sicurezza, tiene alla larga da queste zone della città quelli che sono i malviventi, gli spacciatori e i possibili criminali. Quanti esercizi sarebbero coinvolti? Si vuole iniziare da Piazza dei Signori per poi espandersi in tutto il centro storico? Ma decisamente Piazza dei Signori potrebbe essere il punto di partenza di questa bella iniziativa. Sono circa 12 esercizi che operano nel circuito della piazza, e mentre per quanto riguarda tutto il centro storico, a cui poi si potrebbe allargare questo aumento dell'orario, sono decisamente più numerosi. La delinquenza e gli episodi di furti nei negozi del centro ha portato ad una serie di iniziative. Sì, alcune iniziative sono più serie, altre sono meno condivisibili. Diciamo che i pubblici esercizi, in particolare con la presenza delle new slot, delle macchinette da gioco, a volte vengono considerati veri e propri bancomat per quanto riguarda le attività criminali, e soffrono molto di queste eruzioni, di questi danneggiamenti. AP, assieme a Confesercenti, appoggerà una petizione appunto verso il Comune di Padova per l'apertura estesa fino all'Una. Sì, siamo assolutamente al fianco degli esercenti, hanno bisogno anche loro di qualche ora in più di attività per cercare di rimpinguare anche i bilanci delle attività, che sono particolarmente magri in questo periodo.